era sempre disponibile per i più poveri, i poveri erano al primo posto. Lui ha veramente esercitato tutte le virtù cristiane in maniera eroica. Una persona che era amata da tutti, dai bisognosi, che sapevano che potevano sempre contare su di lui. Perché era una scelta di umiltà e di totale servizio. Perché io forse ho realizzato quello che era il suo sogno di vita religiosa e di vita missionaria. In vita mia non ho mai trovato una persona con comportamenti particolari di bontà che lui ha dimostrato in tutte le sue attività di amministratore pubblico di Brignano. Giuseppe Castagnetti nacque il 15 marzo 1909 a Monte Baranzone, frazione di Prignano, penultimo di 9 figli in una famiglia di Casari, il cui fiore all'occhiello è il parmigiano reggiano. Casaro diventa anche lui, anzi, ad appena 16 anni, già dirige il caseificio di un paese vicino e si dimostra così particolarmente esperto nel mestiere, tanto che il papà si oppone con tutte le forze alla sua idea, per un certo tempo accarezzata, di essere missionario. Io ho amato molto mio padre, ma l'ho apprezzato maggiormente, direi, attraverso le testimonianze ricevute nel tempo, perché sono andata in collegio quando avevo 9 anni. A 11 anni mi sono trasferita a Rimini perché ho sempre detto che avrei voluto farmi suora, per cui ho vissuto poco con mio padre. L'ho solo amato immensamente, apprezzato tantissimo. E direi quasi che forse per me ha avuto un amore preferenziale. Probabilmente, ho sempre pensato, perché io forse ho realizzato quello che era il suo sogno di vita religiosa e di vita missionaria. Io sono stata anche 20 anni in Etiopia senza averlo nemmeno previsto. Nel 1933 prese le redini di un caseificio nel suo paese, ma prima di compiere questo passo già fece un incontro destinato a segnare la sua vita. Lui a 16 anni gestiva già un caseificio da solo, con degli dipendenti. Poi ha conosciuto dei missionari e voleva diventare missionario, andare in missione. Mia zia Chiara, con il prete di Portile, che è un paesino dove lui aveva l'attività, sono andati a consigliarlo che poteva fare del bene anche formandosi una famiglia. E mio padre si è lasciato convincere. A 20 anni ha fatto il militare a Trento. Stava male, aveva mal di stomaco, in licenza è andato giù a San Giovanni Rotondo da Padre Pio, che l'ha guarito. Quindi noi non sappiamo se Padre Pio l'ha conosciuto a 20 anni o se l'ha conosciuto un po' prima. Infatti da militare si era recato in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio da Pietrelcina. Ottenne la guarigione da una malattia di stomaco che da tempo lo tormentava. Incontrare il santo del Gargano e decidere di lasciarsi guidare spiritualmente da lui è stato un tutt'uno.
Da quel momento sarà proprio Padre Pio ad orientare il suo cammino, guidarlo nelle scelte più importanti da fare, in colloqui che avvenivano direttamente nella cella del convento. A testimonianza della considerazione e della confidenza di cui godeva a San Giovanni Rotondo. Ricordo che il babbo, molto affezionato a Padre Pio, una volta mi disse che Padre Pio gli aveva detto una cosa molto bella di me, però non me la volle rivelare. Ho sempre pensato che Padre Pio gli avesse detto che sarei diventata anche suora missionaria. Io quando parlo del babbo mi commuovo sempre, non riesco a non piangere. E in realtà non era mai stata per me una vera vocazione, nel senso che la nostra congregazione non aveva missioni allora, per cui non prevedevo di andare all'estero, di andare in Africa, come è avvenuto nel tempo e quando abbiamo aperto la prima missione all'estero. Nel 1939 sposò Giovannina Sghedoni, dalla quale ebbe 12 figli e con la quale diventò proprietario del caseificio che già gestiva. Mia madre, anche lei, una figlia spirituale di Padre Pio, che anche quando è stata male, prima di morire, ha avuto un grossissimo intervento. Quando l'hanno portato a casa con l'autoambulanza, perché stava già bene, l'ha messa nel lettino, e lei, come sono andati via tutti, ha visto Padre Pio passare dalla camera e ha detto: adesso Giovannina, che stai bene, posso andare. Prima di operarsi ha chiesto se poteva tenere la foto di Padre Pio, gliel'hanno lasciata per l'intervento. E anche quell'intervento lì doveva fare tante cure, no, non ha più fatto niente perché è andato bene tutto. Prima di sposarsi lui andava sempre, anche con un mio cugino, ha fatto conoscere Padre Pio a Sassuolo, a Modena, a tantissime persone. Mio padre ha voluto che potessimo studiare tutti, per questo, non essendoci continuità nelle scuole elementari nel nostro paese, ci ha portato qui in San Giuseppe e diverse delle mie sorelle anche nel tempo hanno studiato qui e hanno continuato poi in futuro in altre località, come in collegi di Modena, per poter raggiungere un diploma che desse loro la possibilità di una vita più agiata di quello che avevano vissuto fino allora. Ma ad un certo punto non ho più voluto starci in collegio, perché sono stata quella che a 3 anni mi hanno messo in collegio, insomma, allora a 11 anni e mezzo facevo la prima avviamento. Ho cominciato a dire a mio padre che non volevo più stare in collegio, sono uscita. E quando le ho detto di stare a casa, le ho dato un dispiacere talmente grande, perché lui dice: ricordati che tutti i tuoi fratelli studieranno e tu dovrai lavorare. Io gli ho risposto: preferisco lavorare 20 ore al giorno piuttosto che stare in collegio. Sono stata la più fortunata perché è morto tra le mie braccia. E lui, col fatto che aveva il caseificio, era una persona che molto speciale, detto da tutti. Prendeva dei terreni in affitto, ci metteva i dipendenti, gli operai a lavorarlo. Il latte lo pagava di più ai contadini perché il suo latte era particolare, era più pregiato degli altri, perché lui metteva tanti tipi di latte a secondo di dove venivano coltivati i terreni, che il suo formaggio aveva un sapore diverso e veniva molto richiesto. Così lui pagava di più anche i contadini. Era amato da tutti. Quando c'era qualcuno che litigava, andavano da mio padre e lui li metteva. Già questo dono l'ha avuto fin dall'inizio, perché quando lui a 24 anni è andato su a Monte Baranzone, c'era ancora l'odio tra gli abitanti, c'era ancora l'odio della guerra del 1918, ancora tra una famiglia e l'altra c'era odio. Anche lì dove lui lavorava, che era poi in affitto, che mia madre lo comprò tutto con la dote quando si sposò. E ha messo pace a tutti, nelle famiglie. Quindi dopo tutti andavano in casa di uno, in casa dell'altro.
Mi raccontavano che prima no, assolutamente. Quindi già era un ragazzo che era giovane, aveva già questo dono. Una vita tranquilla la sua, caratterizzata però da un forte impegno ecclesiale, sicuramente instillatogli da Padre Pio, ma certamente alimentato da un'attiva partecipazione all'azione cattolica. Impegno ecclesiale che sta all'origine anche del suo impegno politico, sollecitatogli a più riprese dal suo parroco, che non perse occasione per invitare quel cristiano tutto d'un pezzo a mettersi direttamente in gioco. E nel 40-41 il parroco nuovo ha insistito che entrasse in politica come consigliere e lui non voleva perché il lavoro di Casaro era un lavoro faticosissimo perché niente, lui ha insistito tanto, alla fine le ha detto che se lui non entrava in politica l'avrebbe tolto dall'azione cattolica. Allora lui si è iscritto. Divenne sindaco di Prignano nel 1945, cioè nelle prime elezioni del dopoguerra, trovandosi a fare i conti con una situazione davvero drammatica. La sede comunale inagibile, una frazione interamente distrutta, una viabilità completamente compromessa. Partendo dal poco trovato nelle casse comunali, non più di 25.000 lire, ricorse a dei contributi statali ottenuti bussando alla porta di ogni ministero, invitando la sua gente a rimboccarsi le maniche e a non cedere al pessimismo. In vita mia non ho mai trovato una persona con comportamenti particolari di bontà che lui ha dimostrato in tutte le sue attività di amministratore pubblico di Prignano. Ecco. Insomma, in sostanza Prignano l'ha considerata come qualcosa di suo da mettere a posto e da aggiornare in tutti i settori dove è necessario intervenire. Viabilità, acquedotti, luce pubblica e anche, come devo dire, c'era da rifare la sede municipale ed è riuscito a fare anche quella. Vivevamo una vita benestante, ma dopo che il babbo è stato eletto sindaco, la situazione familiare è peggiorata continuamente perché in realtà lui era talmente generoso e così compassionevole che a poco si è spogliato di tutto. Era un uomo meraviglioso, d'una dolcezza incredibile. Quando c'era qualcosa che non andava, lui non sgridava, parlava e diceva: guarda, non va bene questa cosa, è meglio non farla. Quindi è una cosa incredibile, cioè aveva una dolcezza anche coi bambini. Quando eravamo a casa tutti, perché poi i piccolini c'erano, adesso l'ultimo periodo della vita, c'eravamo rimasti solo io, mia sorella, mia madre e mio padre nel periodo invernale. Ma se torniamo indietro, lui si trovava sempre in casa con 5, 6, 7 bambini. È sempre stata una festa, era molto impegnato col lavoro, a casa ci stava poco, ma quando era a casa aiutava mia madre, faceva da mangiare, lui sapeva fare tutto. Attraverso l'esperienza di questa, attraverso questa esperienza ho potuto conoscerlo in maniera assolutamente approfondita. Ovviamente io non posso riferire di cose perché gli atti sono ovviamente secretati e attualmente la causa è a Roma. Non posso riferire eventi o episodi, insomma, che ho sentito. Quello che però posso riferire è che anche io ho avuto l'impressione immediata che questa persona fosse un santo, effettivamente, perché lui ha veramente esercitato tutte le virtù cristiane in maniera eroica, questo assolutamente sì. Anche dalle parole molto semplici delle persone che l'hanno conosciuto, da queste semplici parole è risultata veramente la grandezza della sua missione. Ecco. Non l'ho mai conosciuto fisicamente nella vita, però
È come se fosse anche mio padre adesso, perché un po' per aver letto i libri, consultato tutte le testimonianze, è una persona che effettivamente è al di fuori, insomma, proprio della norma e della logica, diciamo così, della politica attuale soprattutto. Non era ancora, diciamo, sindaco, ma non erano stati messi lì provvisoriamente, finita la guerra. Lui ha sostituito questo ex sindaco perché l'hanno costretto a diventare sindaco. Lui non voleva assolutamente perché sapeva che non aveva tempo. Dopo nel 1946 hanno fatto sono state le prime elezioni e l'hanno eletto sindaco. E da lì ha cominciato a dedicarsi al comune. Quando ha visto che c'era una miseria, la gente dormiva nelle stalle, dormiva nei solai, le case erano state quasi tutte bruciate dai tedeschi, la gente c'era una miseria, addirittura una signora diceva che solo vedendolo passare le dava carica, sicurezza, tanto per dire. Era sempre disponibile per i più poveri, i poveri erano al primo posto. Nel 2005, insieme al Consiglio Comunale, decidemmo di dedicare questo busto, di costruire e di dedicare questo busto alla figura di Giuseppe Castagnetti. Giuseppe Castagnetti, la cui memoria era molto presente in questi territori, fu il primo sindaco del comune di Prignano, primo sindaco eletto del 1945-46. E la sua memoria era molto viva in quegli anni e lo è tuttora, perché fu una figura veramente significativa di amministratore pubblico, molto attento ai problemi della gente in anni in cui davvero questi territori erano stati devastati dalla guerra. Teniamo presente che qui c'era la linea gotica, quindi guerra civile, e lacerazione morale, grandi contrasti. Castagnetti seppe essere un uomo che non di parte, ma un amministratore di tutti, seppe ricostruire sia materialmente sia moralmente questa comunità. E quando nel 2005 prendemmo questa decisione, devo dire che tutto il Consiglio Comunale fu d'accordo nel dedicare questo piccolo segno di riconoscenza della comunità di Prignano a questa grande figura di sindaco. Una dalle mille iniziative, tutte iniziative che costavano a lui sacrifici, perché doveva muoversi e doveva stare a girare, e poi soprattutto invidia da parte di chi non riteneva che fosse necessario quello che lui ha fatto, ecco. Perché purtroppo non tutto quello che lui ha fatto è stato condiviso da parte di qualche e privati abbastanza influenti e anche addirittura da amministratori di minoranza, che erano di opposizione. Riuscì a far realizzare l'acquedotto, gli impianti elettrici, le strade, il nuovo municipio, l'ufficio postale, le scuole. Non è poco per un paese che non aveva niente e si era visto distruggere il resto. È il re dei galantuomini, dicevano quanti avevano avuto a che fare con lui, e che poterono così testimoniare il rigore e l'assoluta onestà di questo amministratore saggio e prudente, che di sé molto semplicemente dice: «Io ho due famiglie, entrambe numerose. La mia famiglia e i prignanesi. Con tutti cerco di essere un buon padre». È stato un incontro particolare rispetto ad altre figure che ho conosciuto nell'esercizio della mia professione, perché le carte dell'archivio hanno fatto emergere ai miei occhi un uomo, un sindaco diverso, un uomo straordinario, un sindaco che amministrava il suo paese considerandolo davvero la sua seconda famiglia. Facendo anche il confronto con altre situazioni simili di altri comuni della montagna, della zona dell'Appennino modenese, che quindi condividevano la stessa storia, la storia della guerra, della linea gotica, del contrasto fra le forze nazifasciste e i partigiani, quindi una storia comune che caratterizza l'Appennino modenese,
La figura di questo sindaco è raccontata dai documenti d'archivio ha colpito davvero la mia attenzione e anche la mia sensibilità personale. Cosciente tuttavia che la superbia possa anche per lui celarsi dietro l'angolo, fa voto davanti a Padre Pio di calzare i sandali per tutta la durata del suo mandato. Così, sia nelle sedi dei ministeri romani che nelle cerimonie ufficiali, Giuseppe Castagnetti si presentava sempre e soltanto coi sandali, peraltro perfettamente intonati con lo stile francescano della sua vita. Il primo incontro è questo che io, fatto il segretario comunale, San Prospero. Dopo mi ha mandato a Fiumalbo, dopo 3 mesi da Fiumalbo mi ha mandato qui a Prignano. E appunto in prefettura Sassuolo ho incontrato il sindaco di Prignano. E appunto mi ha sorpreso un po' il fatto di vederlo con i sandali. E poi incontriamo così umile nel parlare così modesto. E poi non lo so che lui mi disse: speriamo insieme di fare delle buone cose per il mio comune, che ha tanto bisogno di interventi in diversi settori di vitale importanza. E poi si è sempre dato da fare, perché poi dopo poco tempo che ero qua, quando ho vinto un concorso da segretario comunale che mi hanno trasferito a Monte Monaco di Ascoli Piceno, lui si è dato da fare per farmi tornare da Monte Monaco a Ascoli Piceno di nuovo a Prignano, e ci è riuscito appunto con l'aiuto di parlamentari che di conoscenza che avevo a Roma. Infatti sono rientrato a Prignano, titolare Bastiglia, però in servizio confermato ancora a Prignano. E lui quando ti sembra, dice: sono il sindaco dell'ultimo comune di questa provincia, dove manca tutto. Quindi lei deve immaginarsi che cosa troverà quando verrà in ufficio ancora a Prignano. E di fatto prima sono rimasto meravigliato il fatto di trovare un unico ufficio per tutti gli uffici del comune, perché non c'era la sede municipale idonea. Il comune di Prignano è un comune molto esteso, un comune che raggiunge gli 80 km quadrati, è un territorio di collina, quindi è un territorio anche molto fragile dal punto di vista geologico, spesso soggetto a frane, a smottamenti, ed è un territorio che va come altitudine dai 200 metri del fiume, che è il fiume Secchi, affluente del Po, fino a circa 1000 metri dei monti che sono qui intorno. È un territorio che da sempre ha ruotato su Sassuolo. Negli anni in cui il sindaco era Castagnetti, questo territorio contava 7500 abitanti. Adesso ne ha 3200. Però quello che mi ha sempre colpito di quegli anni era, come in tutto il resto d'Italia, ma questo territorio non faceva eccezione, la grande miseria che c'era in queste zone e la capacità che ha avuto Castagnetti di affrontare questa miseria non solo dando delle risposte politiche, ma anche pagando di persona, aiutando personalmente le persone che avevano bisogno. E questo ovviamente gli è costato anche sul piano personale, perché ci rimetteva dei soldi suoi, e questo lo faceva per tutti, non guardando di che colore fossero le famiglie che venivano a chiedere aiuto. Quando ho avuto l'anno nominato cavaliere, che era nel 1949, lui, per non inorgoglirsi, questo mi è sempre stato detto, davanti a Padre Pio si è messo i sandali da frate e ha fatto il voto per tutto il mandato di sindaco di tenere i sandali. E lui girava per la strada sempre e tutti lo ricordano per i sandali. E quei tempi lì, insomma, anche se c'era miseria, non c'era nessuno che girava a piedi nudi, perché allora veniva tantissima neve, c'erano dei freddi che non so. Poi, passato il periodo che io ero a casa con lui, era inverno, c'era la stufa accesa, mia sorella piccolina, che eravamo a casa, come dicevo prima, in quattro, che aveva la polmonite, allora c'era così freddo, ma ghiaccio dappertutto. Si toglie le scarpe, poi con la stufa legna apre lo sportello e mette i piedi sopra allo sportello della stufa, insomma, per scaldarseli, perché erano ghiacciati. Non avevano gli stivali come adesso.
non c'erano. E allora dice, un freddo ai piedi, non l'ho mai avuto, un freddo così ai piedi non l'ho mai avuto. Quando portavo i sandali non ho mai avuto freddo ai piedi. Anche questa è una cosa stranissima, perché aveva i piedi gelati e diceva che coi sandali non ha mai avuto freddo. Quindi secondo me è un dono del Signore anche questo che ha avuto. No, ma io credo che la sua grandezza venisse da una formazione che lui aveva, che era una formazione profondamente cristiana, che faceva vedere nella politica come una grande forma di carità e di aiuto e di dedizione per la gente e per il paese che lui abitava. Questa era la sua grandezza e la sua testimonianza, la sua memoria. Del babbo io ho sempre ammirato la grande carità, soprattutto attraverso le testimonianze raccolte da mia sorella. Tutti hanno detto che era sempre disponibile per chiunque ad ascoltare e a dare anche quello che quasi non aveva più, perché il suo portafoglio spesso era vuoto e anche ritornando a casa in corriera a volte non aveva nemmeno i soldi per pagare il biglietto, però siccome era sindaco non ne era obbligato, quindi ha viaggiato molte volte proprio senza dover pagare per questo motivo. Succede che l'hanno visto che è salito in corriera, che aveva il cappotto, quando è tornato non l'aveva più e aveva dato il suo cappotto e c'era molto freddo. Quando è stato il momento di andare a fare le testimonianze ho incontrato una mia amica che siamo cresciute nella stessa borgata e le ho chiesto se veniva a fare la testimonianza per mio padre. E dice, vengo volentieri. Quando è salita in macchina mi dice, Pia, ti ricordi quando tuo padre è arrivato a casa, lei avremmo avuto 5-6 anni, 7, che era senza cappotto, allora tua madre le ha detto, ma Castagnetti, dove hai messo il cappotto? E lui dice, l'ho dato a uno che ne aveva più bisogno di me. Dice, ma lo sai che non ne hai più? Dice, beh, pazienza, la provvidenza provvederà. Cioè lui ha dato via l'ultimo cappotto che non aveva il cambio. Cioè nel suo armadio, io gli stiravo la roba anche negli ultimi anni della vita, avevo una giacca, un pantalone, una camicia. Cioè il suo armadio era quello, e un paio di scarpe. Castagnetti fu un grande sindaco perché oltre a questi aspetti teniamo presente che aveva anche una visione di amministratore lungimirante, perché fu uno dei primi sindaci che capì l'importanza di consorziare i comuni fra di loro. E una delle esigenze più importanti che c'erano in questo territorio era l'acqua in casa, perché non c'erano gli acquedotti. E riuscì a costruire un consorzio, e esiste tuttora, un consorzio fra diversi comuni che captarono e gestirono l'acqua e gli acquedotti, portandoli nelle case di tutti. Costruì delle scuole, costruì le strade, quindi fu in grado di ridare speranza e fiducia a questi territori. Nei verbali del Consiglio Comunale emerge immancabilmente e in maniera costante, emergono le motivazioni che spingono Giuseppe Castagnetti, che non sono solo le motivazioni dell'amministratore, ma sono proprio quelle dell'uomo, del cristiano, che si è messo al servizio della sua comunità, cioè che ha messo le sue capacità a servizio del suo paese. Non si limita a dire che vuole ricostruire le scuole, ma dice anche perché vuole togliere i bambini dalla strada, vuole evitare che facciano i pendolari dalla montagna alla pianura, vuole lasciarli vicini alle loro famiglie. Quando parla di ricostruire le strade massacrate dal passaggio dei carri armati, dice che vuole in questo modo rendere migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, dei suoi operai che devono andare, che vanno giù in città, che vanno a Sassuolo a lavorare. Quindi sono queste le cose che hanno colpito la mia attenzione, cioè l'uomo che si preoccupa della qualità della vita, della ricostruzione morale oltre che materiale della sua comunità. Quando Castagnetti scrive a Roma e chiede gli aiuti economici ai ministeri,
non si limita a riportare dei dati semplicemente burocratici, a compilare dei moduli, ma si dilunga a spiegare perché ha bisogno di questi soldi, che effetto avranno gli aiuti sulla vita dei suoi cittadini, ecco. E questo mi è sembrata ha colpito davvero la mia attenzione e avendo poi modo di approfondire la conoscenza della sua biografia, ho avuto modo proprio di incontrare un uomo e ho capito il perché dei sandali, perché Castagnetti il giorno in cui diventa sindaco mette i sandali francescani ai piedi e li porta per 14 anni fino a quando smette di essere un amministratore pubblico. Lui porta sempre i sandali per 14 anni. Ho capito perché Castagnetti, quando viene costretto a dare le dimissioni nel 59, un anno prima della scadenza naturale del suo terzo mandato, se ne va in silenzio, senza dire una parola, senza protestare, semplicemente accettando, perché era una scelta di umiltà e di totale servizio. Nel momento in cui questo gli viene impedito, in silenzio, con profonda umiltà, si ritira. Porto con me questa esperienza nell'esempio suo della pazienza, dell'accettazione della propria missione nella vita, quindi senza combattimenti, senza ribellioni anche di fronte alle cose, ma accettazione, la resa, cioè l'accettazione totale del proprio cammino in questa vita. E quindi questo per me è davvero la santità, cioè la fedeltà al proprio progetto, al proprio cammino che Dio ha scelto per ognuno di noi. Poi, quando ho dato le dimissioni da sindaco, avendo un pezzetto di terra tutto suo, perché dove abitavamo noi era proprietà di mia madre, lui ha 800 metri di terreno, non tantissimo, ha messo tantissime piante di frutta e poi ha cominciato a fare un orto che tutti si fermavano a guardarlo dal gran che era bello, cioè tutta la roba messa in fila bene, con delle verdure che a quei tempi lì là da noi nessuno le aveva. Poi regalava tantissima roba ai frati, cassette intere di pomodori, proprio questi bei pomodori che si vedono adesso anche da noi, che allora era una rarità. Tutto quello che faceva diventava bello. Sapeva e riusciva anche, non l'ho mai sentito dire una parola contro qualcuno. Lui teneva tutto dentro di sé. Mangiava, andava a pregare, si ritirava in camera, lui pregava. Era un uomo di preghiera. Quando eravamo in collegio qui lo sentivamo tossire in fondo alla chiesa. E tante volte non potevamo neanche salutarlo, però sapevamo che era presente e questo era molto bello per noi. Non poteva venirci a trovare spesso proprio a motivo dei suoi impegni di lavoro, ma faceva in modo che non ci mancasse mai nulla, incaricando delle persone per procurarci tutto quello che era necessario per poter vivere bene. La figlia testimonia che tutte le domeniche, quando lui era sindaco, è diventato sindaco nel 45, poi è rimasto sindaco per 3 legislature, fino al 59 in cui fu costretto alle dimissioni, la figlia testimonia che anche alla domenica la casa era sempre un via vai di gente che veniva perché aveva bisogno e lui tutto quello che poteva lo faceva, cioè tirava fuori dalle tasche sue se non riusciva a arrivare con quelli del comune. Entrò in politica che era benestante e ne uscì che era un uomo fisicamente e anche economicamente rovinato, ecco, perché diede tutto quello che aveva e poi fu anche veramente trattato male, cioè ne uscì malamente perché le invidie, le logiche di partito, le logiche politiche. Secondo me si dà la colpa al partito, ma secondo me è più occasione di persone.
non era il partito, non era la Democrazia Cristiana che giudicasse negativamente quello che faceva Castagnetti. Erano alcune persone della Democrazia Cristiana, ma in forma autonoma, cioè non a nome del partito, che giudicavano che quel che lui faceva doveva essere fatto in un modo diverso, ma secondo me è tutta questione di gelosia e non di altro. Mai visto arrabbiato. L'unica cosa che ogni tanto con me si diceva amareggiato, perché su certe cose che per lui erano di vitale importanza qualcuno le giudicava negativamente. Ecco, prima, secondo me la cosa peggiore che ci può essere in un'amministrazione è l'invidia di uno quel che fa quell'altro.